prossimo vogliamo condividere alcune informazioni ricevute da Desiree da un sito chiamato Breaking Israel News, interessante sulle preparazioni per la costruzione del Tempio in Israele. Breaking Israel News, ultime notizie israeliane. Sì, sappiamo che gli ebrei stanno preparando tutti i materiali per costruire il tempio, i sacerdoti sono già istruiti, però ultimamente sono stati benedetti, dicono loro, con la nascita di un vitello femmina completamente rosso, che è una cosa che è molto rara, sembra una rarità e stavano cercando di trovare un vitello di questo tipo. E questo articolo dice: Temple Institute certifies red heifer. Forse ora lo leggi tu in inglese questo paragrafo e poi lo provo io di tradurlo. Last Tuesday, the Temple Institute's red heifer program was blessed with results. An entirely red female calf was born, paving the way for re-establishing the temple service and marking the final stage of redemption. The heifer, born from a natural birth, must be entirely red, with no more than two non-red hairs on its body. It must also never have been used for any labor or have been impregnated. The existence of such a heifer is considered a biological anomaly and very rare. Fortunately, the ritual requires an infinitesimally small quantity of ashes. From the time of Moses, who personally prepared the first heifer, until the destruction of the temple, only nine red heifers were prepared. Nonetheless, this was sufficient to maintain the ritual purity for the entire nation for almost 2,000 years. According to Jewish tradition, there will only be 10 red heifers in human history, with the 10th heifer ushering in the Messianic era. Rabbi Moshe ben Maimon, the most renowned medieval Jewish scholar, known by the acronym Ramabam, wrote in his explanation of the mitzvah that the 10th red heifer will be accomplished by the King, the Messiah. May he be revealed speedily, amen. May it be God's will. Grazie. Provo di tradurre in italiano. L'articolo dice: lo scorso martedì, e questo articolo è uscito il 5 settembre 2018, lo scorso martedì il programma Red Heifer del Temple Institute è stato benedetto con risultati. Un vitello femmina, completamente rosso e nato, aprendo la strada per ristabilire il tempio. Il vitello, nato da una nascita naturale, deve essere rosso, con non più di due peli non rossi sul suo corpo, non deve essere mai utilizzato per alcun lavoro né essere impregnato, e l'esistenza di un tale vitello è considerato un'anomalia biologica e molto rara. Fortunatamente il rituale richiede una quantità infinitamente piccola di ceneri. E dal tempo di Mosè furono preparate solo 9 giovenche rosse di questo tipo. Ciononostante, questo è stato sufficiente per mantenere la purezza rituale dell'intera nazione per quasi 2000 anni. Secondo la tradizione ebraica, in tutta la storia dell'umanità ci saranno solo 10 giovenche rosse, con la decima, l'ultima giovenca, che inaugura l'era messianica. Il rabbino Moshe ben Maimon, lo studioso ebreo medievale più famoso, conosciuto con l'acronimo Ramban, ha scritto nella sua spiegazione della mitzvah che la decima giovenca rossa sarà compiuta dal re, il Messia. Che possa essere rivelata rapidamente, amen, possa essere la volontà di Dio. Amen. Finita la citazione. Grazie, Signore. Interessante questo. Sì. Quindi manca solo una giovenca, secondo gli ebrei, per arrivare all'era messianica. Allora, messianica, tu ce n'hai trovato un articolo lì? Sì, e nel giornale Mirror Giornale dice: Mirror inglese. Birth of first red heifer in 2000 years fulfills Bible prophecy and signals end of days. Wow. Quindi questo è The Mirror? Ok, il giornale nazionale britannico. Quindi dice che è un segnale per il tempo della fine, dice. Wow.
Quindi questa giovenca rossa cosa rappresenta e perché hanno bisogno di una giovenca? Infatti questa non è solo la mia domanda, ma è una domanda che abbiamo ricevuto da Gianni dalla Germania. Ci ha inviato un messaggio audio che possiamo ascoltare adesso insieme e ti chiede proprio su questa mucca rossa e sulla costruzione del tempio, cosa significa la nascita di questo vitello e poi anche altre cose che vuole condividere. Quindi sullo stesso soggetto? Sì, allora ascoltiamo il messaggio di Gianni e rispondiamo dopo. Va bene. Ok. Ciao fratelli, sono Gianni dalla Germania. Niente, volevo domandarvi una cosa. Innanzitutto spero che state bene. Ma io mi sento in un mondo di confusione. Caro fratello Giuseppe, vedo che la Bibbia la sta interpretando veramente bene. È veramente il fatto che la Turchia si vuole alleare con la Russia. Quello che avevi detto l'anno scorso, che nessuno credeva, anch'io ero detto, ma può essere, come non può essere. Adesso mi sto facendo veramente dei pensieri di lasciare anch'io l'Europa. Certo non mi viene facile perché qua abbiamo un'attività, però per fede è quella che tutti i giorni mi martella la testa. Perché ora, fratello Giuseppe, forse non so se tu sai, praticamente in Israele si stanno preparando per costruire il tempio e già ci sono degli allevatori che hanno allevato questa mucca rossa, non so, perché deve essere una mucca speciale per fare quei sacrifici. E da quando ho sentito questo, io ho sentito che molti giudei da tutto il mondo stanno tornando in Israele proprio per questo evento del Tempio, quindi sicuramente loro sapranno qualcosa in più di noi. Ma anche questo fatto degli allevatori, io ho domandato come mai c'è una mucca pronta per il sacrificio perché deve essere rossa. Io non so di che cosa parla, fratello Giuseppe, se mi puoi dare una spiegazione di questa mucca rossa, che cosa significa. Comunque fratello, prima avevo il dubbio, ma adesso mi sa, quando avevo il dubbio camminavo un po' tranquillo, sai, quando uno dice, ah vabbè non c'è niente. Ma vedendo tutto quello che sta succedendo, tutto quello che si sta realizzando dei cose profetici, vedo che qua in Europa la cosa si mette male. E quindi io adesso vado a preparare i passaporti per me, per mia figlia e per mia moglie. Niente, devo mettere qualcosa da parte perché sicuramente devo trovare. Allora, innanzitutto trovo una pensione quando arrivo lì e poi trovo un appartamento e all'inizio vado a lavorare. Però quella è una cosa che ti voglio domandare, è questa, fratello: quando ci sarà la tribolazione, la perseguitazione? Spero che sarò con te, diciamo, nella giungla, nell'Amazzonia, nei monti. Voglio che diciamo che siamo tutti uniti. Non chiedo solo, io per questo potrei andare a altre parti del mondo, ma verrò vicino agli intorni dove sei tu. Certo, io sicuramente lavorerò con il mio lavoro, sicuramente troverò qualche cosa. Spero che ti vedrò ogni tanto, però l'importante, fratello, è che quando ci sarà la tribolazione saremo insieme. Io ti voglio bene, fratello Giuseppe, e spero di portarmi qualche altro fratello insieme a me. Vediamo. Ho detto qua la chiesa zigana, dice, ma noi siamo zingari, dice, noi prepariamo la roulotte e partiamo. Se vedete, fino a quando non potete uscire dalla Germania se non chiudono le frontiere. Io, il tempo è adesso. Certo, fratello, non verrò né oggi né domani, però in un anno e mezzo, spero che Gesù a me darà questo tempo e se sarà prima di avere discernimento e andarmene prima da questa terra. Va bene, Dio vi benedica, vi abbraccio, il vostro fratello Gianni. Pace. Grazie Gianni per il tuo messaggio, per condividere i tuoi pensieri. E torniamo alla prima domanda, il fratello Giuseppe, riguarda questa mucca rossa che anche Gianni chiede. Cosa significa questa mucca? Perché hanno bisogno di una mucca rossa? Sì, quindi sono collegate. Sì. Allora, quindi lui dice perché hanno bisogno di una mucca? E bisogna andare alla Bibbia, bisogna andare al Libro dei Numeri. Va bene, andiamo al Libro dei Numeri, lì c'è la risposta. È capitolo 19, verso 2. Numeri 19, 2.
Ecco quanto prescriva la legge ordinata dal Signore che disse: «Di ai figli di Israele che portino una giovenca rossa, senza macchia, senza difetti, e che non abbia mai portato il giogo». Va bene, capito qua, Dio dice, prescrive nella legge che devono portare una giovenca rossa, una vitella rossa, senza macchia, senza difetti, va bene, per dedicare il Tempio. Cioè per sacrificarla? Per l'ordinazione del Tempio. Va bene? Cioè non per i peccati di Israele, ma per il Tempio? Per il Tempio. Serviva questo. E quindi era ordinato nella legge di Mosè. Ed ecco perché oggi gli ebrei, che loro non gli interessa camminare nello spirito, sotto la grazia, loro solo la legge, e poveracci, ha bisogno ancora di una mucca. Per noi Gesù ha adempito tutte queste cose. Non servono queste mucche rosse, il capo espiatorio, eccetera. Gesù ha adempito tutte queste cose. È stato lui l'agnello. Bene, quindi noi siamo a posto, però gli ebrei che ancora non lo vedono Gesù come Messia, però loro ancora hanno bisogno di queste leggi, prescrizioni. Sì. Va bene? Sì. Ho capito. Allora con questa ultima mucca rossa, vitella rossa che è nata, la loro tradizione dice che entriamo nella era messianica. Sì, ma è così, infatti. Wow. Infatti è vero, perché infatti tanti punti lo mostrano, anche i giornali del mondo qualcosa hanno imparato dai predicatori, dicono che questo prelude l'era messianica. Quindi gli ebrei si aspettano un Messia, per questo tanti pensano che quando arriverà l'Anticristo Israele lo riceverà come Messia. Io non ci credo a questo, che non sono così fessi questi ebrei. Sì, sì, è vero. Pazienza, ti pare che questi qua arriva l'Anticristo e quello è il Messia? No, no. Sappiamo dalle profezie bibliche che Israele non crederà che l'Anticristo è il Messia, perché le profezie dicono che l'Anticristo invaderà Israele, quindi non sarà accettato in Israele. Cioè tanti aspettano che sorga un uomo, cioè dal campo ebraico, che sia il Messia, e hanno i binocoli puntati in tutte le direzioni, però ovviamente non si aspettano un Messia ebreo. Sì. L'Anticristo, come certi dicono, che ci sono voci in internet che Israele accetterà l'Anticristo perché farà il patto di 7 anni, così, perché loro aspettano un Messia. Ma no, gli ebrei non cascheranno in quella trappola, non è quello il problema. Forse i messianici, forse i vari Rockefeller, quella gente là, quelli che capiscono niente, i sionisti, magari loro sì, loro credono a quello che vogliono. Va bene, sì. Ma probabilmente gli islamici lo accetteranno come il loro messia, che lo chiamano Mahdi, sì, loro quasi sicuramente lo accetteranno come il loro messia. E Gianni nel suo messaggio audio racconta anche sulla situazione in Germania e dice che durante la tribolazione vorrei essere lì con voi nella giungla. Mi preparo con la moglie e la figlia di uscire dalla Germania e venire a trovare lavoro in Sud America. Dice Benedica, fratellino, è presto per dire dove saremo, nella giungla, in montagna, eccetera, è presto, Dio solo sa, il Signore lo sa. Ma certo sei benvenuto a spostarti in questa zona in Sud America, se così Dio ti mostra, e ti aiuteremo tutto quello che è possibile. Ricordati sempre di venire autosufficiente, che non si sa quando verremo a trovarti, quando potremo incontrarti. Questo è un punto di domanda, dipende dalla zona dove siamo, dipende anche il periodo, va bene? Amen, amen. Preghiamo per voi, fratelli, Gianni e famiglia. Dio vi benedica. Dio vi benedica, un abbraccio.